Salve a tutti cari Nikonisti e ben ritrovati ancora una volta sul canale. Questa diretta volevo farla già qualche giorno fa, però purtroppo non ho avuto tempo. Questa sera non mi sono preparato niente, ma questo è un grande classico, sono a casa, quindi non ho la webcam, quindi non mi vedete, però vedete quello che vi mostro. Oggi voglio parlarvi di alcune novità uscite questa settimana, o meglio delle novità più interessanti perché sono uscite parecchie cose, però secondo me le più interessanti sono sicuramente il nuovo Nikon 400 mm f2.8 x Z, un obiettivo davvero straordinario e adesso vi faccio vedere quali sono le sue caratteristiche tecniche, diciamo rivoluzionarie tra virgolette, perché ovviamente sì, è un avanzamento tecnologico molto elevato, però una rivoluzione è un'altra cosa. Comunque è un obiettivo sicuramente interessantissimo, ovviamente per chi se lo può permettere. Poi voglio parlarvi un po' della nuova Canon EOS R5 Cinema, quella la C, ma di questa ne parliamo poco, è giusto così una roba per ridere. Poi voglio parlarvi un attimino, ecco ovviamente una banner davanti, voglio parlarvi un attimino della Leica M11 e soprattutto non tanto del prodotto, ma di una cosa in particolare che ho sentito dire online in questi giorni e che mi ha un po', vabbè, turbato, e quindi dopo ne parliamo. E qui in generale Leica M System, cosa che ho aperto. Ah, e poi, anzi, prima di iniziare direi che vi voglio parlare di questo 2875 f2.8 che è uscito di recente, ve l'ho già presentato in un video, mi pare, adesso non mi ricordo sinceramente in quale video, ditemi comunque se mi sentite oppure no in diretta, perché non lo so se mi sentite. Sì, penso che mi sentite perché ho fatto un test adesso. Comunque questo 2875 si era detto è interessante perché costerà meno del 24728 e effettivamente costa meno, costa appena più di 1000 euro, 1050 mi sembra una roba del genere, di importazione ufficiale, quindi in Ital. Direi che è un ottimo compromesso tra prestazioni e prezzo. Questo mi piacerebbe provarlo per vedere come va. Poi forse io non sono uno che comprerebbe questo, ma comprerei il 24 70, più che altro per avere che 4 mm in meno, però è sicuramente interessante dal punto di vista insomma, dei prezzi, perché comunque insomma, un obiettivo del genere a questo prezzo è buonissima cosa. Fatemi sapere nei commenti se mi sentite bene, se tutto funziona correttamente, così possiamo partire. Vedo che c'è poca gente connessa, ma giustamente non ho dato nessun preavviso, comunque il video resta online e lo potrete vedere in seguito. Fatemi sapere se funziona, però se non me lo fate sapere vado avanti lo stesso perché sennò giustamente. Ok, allora parliamo prima del Nikkor Z 400 mm f2.8 con teleconverter integrato, quindi TC, VR ovviamente, ed è della serie S, quindi è la serie più bella di Nikon per Z. Allora, sicuramente un obiettivo per chi se lo può comprare, perché questo obiettivo costa 13.000 euro. Sembra una cifra folle, è una cifra altissima ovviamente, però è assolutamente in linea con quello che fa la concorrenza. Anzi, Canon già da anni il suo 400 mm l'ha lanciato a questa cifra qui, anzi forse 13.500 costava al lancio. Poi chiaramente il prezzo cala leggermente col passare del tempo, però al lancio sono questi i prezzi. Ovviamente cala leggermente su questi obiettivi qui, vuol dire anche qualche migliaio di euro. Ho visto obiettivi che sono usciti sui 12.000, sono in vendita attualmente a 10.000, quindi ok, sempre una cifra molto elevata, però sono comunque 2.000 euro in meno, per cui secondo me verrà poi effettivamente venduto quando è a regime, diciamo la produzione e la vendita, intorno ai 10.000, 10.500, quindi una roba del genere, comunque tantissimi soldi. Ora, quali sono le caratteristiche interessantissime di questo obiettivo? Beh, qui fanno un minimo di riassunto sul sito di Nikon e adesso poi vi spiego anche queste cose. Vabbè, loro dicono che è professionale, fin qui, ok, un obiettivo del genere è ovvio che può essere solo professionale. Teleconverter integrato, che secondo me è una cosa utilissima, apertura ovviamente F2.8, e il nuovo trattamento antiriflesso che andiamo a vedere, ma anche un nuovo sistema di autofocus. Se noi andiamo a vedere le caratteristiche, beh, partiamo qui parla del moltiplicatore 1,4, questa è una cosa che secondo me è fantastica. C'è il convertitore di focale all'interno dell'obiettivo e questo
bozzo qui, questa parte che sporge nell'obiettivo, che vi sto segnalando con il mouse perché si veda, basta girare questa levetta e si attiva il teleconverter. Questo c'è su anche altri obiettivi, sia Nikon che Canon, però ultimamente, negli ultimi anni, sta comparendo sempre su più obiettivi, ovviamente sono sempre pochissimi, però secondo me è una buonissima cosa, perché il nostro 400 mm f2.8, girando semplicemente una levetta, diventa un 560 mm f4, perché giustamente per 1,4 diventa f4, per cui comunque con una luminosità veramente elevata, 500, e una lunghezza focale notevole, 560 mm sono tanti, e quindi sicuramente un obiettivo che diciamo al suo interno ne contiene due, per cui sì, vero, costa 12.000 euro, 13.000 euro, quanto costerà effettivamente, però voi comprate con una sola volta un 402.8 e un 560 mm f4, cosa secondo me davvero davvero molto interessante. Si può ovviamente fare a meno del 500 mm se si ha bisogno di focali lunghe, quindi buona cosa. Con un obiettivo ne avete due, ma soprattutto, a parte la riduzione di costi, è anche una questione di logistica quando si lavora, no? Si ha un solo obiettivo che fa due cose diverse, quindi cosa assolutamente, secondo me, positivissima. Allora, alza un po' il gain del microfono, mi dicono nei commenti. Purtroppo non si può, è al massimo, e quindi più di così non posso fare, mi spiace. Ragazzi, c'è la vita. Altra cosa, beh, qui questa frase qui la odio, dice potente qualità di immagine, non vuol dire niente in italiano, ma vabbè, mi immagino prestazioni di qualità altissima, perché insomma prestazioni ottiche a livelli incredibili, stabilizzazione efficacissima, peraltro la stabilizzazione, forse ne parlo all'inizio, ha fino a 5,5 stop di stabilizzazione. Collegata a quella della Z9, perché possono lavorare in simbiosi le due stabilizzazioni, quindi quella del sensore e quella dell'obiettivo, cosa ovviamente ottima. Poi qui vi parla di chiarezza per i filmati, in realtà non vuol dire niente, insomma nitidezza e assenza di riflessi sia con le foto che con i video, ovviamente perché con le foto non dovrebbe esserci chiarezza. Grazie a questo nuovo trattamento dell'antiriflesso della luce, che è questo amorphous antiriflesso. Sarebbe una nuova tecnologia che ha delle particelle ancora più piccole del nanometro, quindi è ancora con insomma, particelle più piccole rispetto a quelle utilizzate dal sistema N, quello nanocrystal utilizzato fino a pochissimo tempo fa, e questo sistema qui in pratica va a sostituire nanocrystal, ma non va a sostituire l'altro sistema antiriflesso, che è l'Arneo, che dovrebbe esserci scritto da qualche parte che c'è anche quello, Arneo, vabbè, una roba del genere, e comunque promette di rimuovere tantissimo gli effetti indesiderati di riflessi, per cui sicuramente è interessante poi vederlo magari anche su altri obiettivi più economici, trovare questo nuovo sistema antiriflesso ancora più efficace. E poi andiamo avanti. AF assoluto. Ok, questa secondo me è davvero la più grande novità di questo obiettivo. Un nuovo sistema autofocus molto molto migliorato rispetto ai precedenti. Funziona utilizzando dei magneti, quindi si formano delle correnti all'interno di una specie di bobina, e questo permette di spostare in maniera molto precisa il sistema di fuoco. La cosa interessante di questo sistema è che è un sistema di tipo lineare, quindi non abbiamo un elicoide che gira e muove avanti e indietro le lenti, ma c'è un sistema lineare che con questo sistema di magneti permette di spostare molto rapidamente, ma anche volendo lentamente, il gruppo delle lenti. E questa cosa è davvero molto molto interessante, perché questo appunto Silky Swift, non so come si pronunci, autofocus permette queste cose. È sicuramente molto molto interessante, però c'è una cosa che vi devo dire. Sul sito americano c'è subito un disclaimer che dice che se si hanno dei pacemaker
non si può utilizzare questo tipo di obiettivo perché diventa pericoloso. A quanto pare questi magneti hanno una certa potenza che può influenzare, ovviamente se messo vicino alla persona, il funzionamento dei pacemaker, per cui insomma una tecnologia nuova, completamente diversa, che in questo caso ha anche un difetto, però insomma di cui non mi preoccuperei più di tanto. Dice che ha anche questo encoder ABS ottico. Che cos'è un encoder ABS ottico? È un sistema che in pratica rileva con estrema precisione dove è collocato l'autofocus, cioè in che punto è la lente, no? Se la lente ha un'escursione X all'interno del nostro obiettivo, questo encoder può comunicare all'obiettivo e quindi poi alla macchina qual è l'esatta posizione del fuoco. E questa cosa permette di calibrare in maniera molto più precisa il funzionamento del motore autofocus, perché ovviamente la distanza di fuoco, ovviamente calcolata poi dal sistema della macchina, è molto precisa e quindi la macchina ha molte informazioni proprio sul movimento stesso dell'autofocus. E la cosa, ripeto, molto molto interessante di questo tipo di motori è che può girare, cioè girare tra virgolette, perché in realtà non gira niente, si sposta avanti e indietro il gruppo ottico. Può muoversi sia molto velocemente che anche molto lentamente, quindi se il soggetto, non so, avanza verso di noi lentamente, il motore non è che gira alla massima velocità, ripeto, non gira, si muove alla massima velocità a scattini verso di noi, ma modulerà la velocità in modo da continuare a seguire l'oggetto con la stessa velocità di avanzamento. Questa cosa è davvero molto interessante. Io mi sono trovato un po' di informazioni per parlarvene di questa cosa qui, ho cercato di semplificare, però sappiate che è una tecnologia davvero davvero interessantissima. Non so se lo vedremo anche su altri obiettivi, mi immagino che la scelta di passare a un sistema di autofocus così complicato e così diverso rispetto agli altri sia dovuta al fatto che questo è un obiettivo grande e pesante, che magari non poteva avere prestazioni autofocus di livello che desiderava Nikon con gli altri sistemi autofocus, per cui hanno scelto di utilizzare questa nuova tecnologia. Non so se è nuova, però nuova per Nikon, e quindi non so se lo vedremo su obiettivi più piccoli, però sicuramente sugli obiettivi grandi probabilmente rivedremo questo tipo di autofocus di nuova generazione. Quindi buona cosa che ci sia evoluzione, quindi non è solo un aggiornamento del vecchio, ci sono parecchie evoluzioni. L'obiettivo, come sempre, è tropicalizzato, ha ghiere, comandi, tasti, cose, insomma, cose a cui chi compra questo tipo di obiettivi è già abituato, per cui è abbastanza inutile parlarne, memorire call, quelle cose lì. Cose interessanti che ha è che la costruzione ottica è pazzesca, fondamentalmente non hanno lesinato su niente, ci sono lenti in vetro ED, Super ED, SR. Lenti alla fluorite, insomma, c'è di tutto. Ci sono caratteristiche professionali, come per esempio c'è uno slot di sicurezza Kensington, ossia uno slot che permette di agganciare un cavetto d'acciaio per assicurare il nostro obiettivo a qualcosa ed evitare che ce lo rubino, fondamentalmente. C'è il filtro integrato, come praticamente su tutti gli obiettivi di questo tipo. E una cosa interessante è che esiste già. È uscito assieme, diciamo, come opzione il filtro polarizzatore circolare per questo obiettivo, che è se riesco ad aprirlo, ok, che è all'interno di una cassetta con l'ingranaggino, quindi noi da fuori possiamo far girare il filtro polarizzatore all'interno dell'obiettivo e polarizzare l'immagine come ci serve. Questa è ovviamente una cosa buona. Non so se c'era già, a me sembra che non ci fosse, perlomeno non originale. Se mi sbaglio ditemelo, però a me sembra che non ci fossero dei portafiltri del genere di Nikon originali. Ovviamente, altra caratteristica, diciamo, interessante di questo obiettivo, dov'è che è scritto da qualche parte? Ah sì, forse sotto. Ok, è il peso. Questo obiettivo pesa circa il 20% meno rispetto al 400 mm f2.8 precedente, nonostante questo contenga anche il teleconverter 1.4. E questa è una cosa veramente pazzesca, perché insomma pesa meno e ha delle cose in più. Quindi assolutamente un ottimo lavoro, però effettivamente questo ottimo lavoro Nikon ce lo fa pagare attualmente 13.000 euro,
per cui insomma forse è anche dovuta, no? L'evoluzione tecnologica di questo obiettivo, visto il costo che ha finale. Come accessori che ha in dotazione sono le solite cose per questo tipo di obiettivi, cioè la sacca con lo zaino molto bello, il paraluce in carbonio, credo sia in carbonio anche questo, non c'è scritto, però sarà sicuramente in carbonio, il copriobiettivo, quello classico di questo tipo di obiettivi, tipo questo che vedete in foto, non mi ricordo come si chiama il tipo di tappo, beh, tappo posteriore, e ovviamente la cinghia per il trasporto, perché questi obiettivi pesanti giustamente hanno bisogno di cinghie. Ok, passiamo all'altra uscita, diciamo, di questa settimana, l'altra novità, che è la EOS della Canon R5 Cinema. Non vi ho mai parlato di Canon su questo canale, però viste alcune cose che ci sono su questa Canon, ho voluto parlarvene. Allora, la prima cosa è che Canon la presenta come la nuova videocamera, perché è della serie Cinema, quindi ha la C. Sì, videocamera, però in realtà è una fotocamera che fa anche video. Vabbè, andiamo a vedere le caratteristiche e fondamentalmente che cos'è questa R5 Cinema. È una R5 come quella precedente, fondamentalmente è lo stesso hardware con qualche miglioria qua e là, è stata aggiunta la presa per il timecode, fa il video in 8K anche a 60 frame al secondo, però solo con alimentazione esterna, quindi con questo battery pack sotto, quindi con alimentazione aggiuntiva, per cui non è così leggera come vogliono farci credere, insomma non puoi girare l'8K a 60p senza il battery pack, però insomma lo può fare. E quali sono state le modifiche? Forse si vede qui. Le modifiche principali sono state quelle di mettergli una ventola, perché la versione precedente, la R5, aveva problemi di surriscaldamento mentre si facevano i video in 8K, ma forse anche in 4K a 60p. Per cui semplicemente hanno messo una ventola, cambiando un po' il corpo macchina. Bene, queste qui sono le novità. Poi sì, c'è sicuramente un'ottimizzazione software per migliorare le prestazioni lato video, ma soprattutto i comandi e tutte le funzioni video, perché questa è una della serie professionale Canon Cinema, però fondamentalmente non è che abbiano cambiato granché dalla R5, e a me fa un po' sorridere vedere che abbiano dovuto mettere un mega raffreddamento e ingrandire parecchio il corpo macchina per fare una cosa, cioè il video in 8K con il RAW integrato che la Nikon Z9 fa senza nessun tipo di ventola aggiuntiva e senza nessun tipo di battery pack aggiuntivo opzionale a parte. In pratica questa macchina qui pesa come una Z9, anche se più piccola, perché comunque poi gli dovete mettere il mega battery pack per girare alle massime prestazioni. Quindi non lo so, è un po' strana sta macchina. La C70 l'ho capita. Questa R5C, non lo so, vuole fare un po' tutto, un po' niente, però solo un po' un aggiornamentino. Non mi è piaciuta granché, invece vi dirò, mi è piaciuta sicuramente la C70, che è una linea cinema, e anche ovviamente la R3, che è una gran macchina. Ma del resto anche la EOS R5 è una gran macchina per fare le foto, per fare video si surriscalda. Passiamo al terzo argomento di oggi, poi chiudiamo, questa diretta non sarà lunghissima, come mi è solito. Leica M11, allora è la più piccola delle Leica M, cioè più sottile, più leggera, meno a detta di Leica, quindi più piccola anche delle M2, M3, quindi macchina a pellicola, cosa assolutamente secondo me interessante e buona, bella macchina, design è il solito, la Leica M è sempre così, tranne la M5 che è molto diversa, le altre sono tutte abbastanza simili, pesa poco, vi faccio notare che nera pesa 530 grammi e argento pesa 640 grammi. La differenza di peso è dovuta al fatto che quella nera è un corpo in magnesio e alluminio, quindi una lega di magnesio e alluminio come le nostre Nikon, mentre quella argentata è una lega, anzi non so se è una lega, sinceramente non ho idea se si può fare una lega di magnesio e ottone, comunque forse ha delle parti in magnesio e delle parti in ottone, non ve lo so dire perché sinceramente non ho idea se si possa fare una lega di magnesio e ottone. Comunque pesa di più perché c'è dell'ottone, l'ottone ovviamente pesa più dell'alluminio.
È interessante questa differenza, quindi mi immagino che costi di meno nera rispetto all'argento, però non lo so. Caratteristiche varie che non ci interessano, 60 megapixel, probabilmente il sensore o simile al sensore della Sony Alpha 7R4, questi nomi lunghissimi di Sony che non si ricorda mai nessuno. Cosa interessante che ha 64 giga di memoria interna per salvare le foto, secondo me una bella trovata, che uno dice non la uso, non mi serve, però la volta che ti serve c'è, meglio averla che non averla. Sapete, non mi piacciono le memorie SD, ma cosa vi voglio dire di questa Leica che sicuramente sarà un'ottima macchina? Beh, a parte che sul sito c'è scritto che ha il filtro UV e IR, ma non ha nessun filtro passabasso. Forse volevano dire che non ha il filtro anti-aliasing, perché il passabasso fondamentalmente è un filtro che fa passare i raggi sotto una certa frequenza, no? Quindi è UV o IR, ma non c'entra niente con l'anti-aliasing. E secondo me questo è un errore del sito, perché secondo me non ha l'anti-aliasing perché il filtro passabasso c'è. Ma vabbè. Qual è la cosa interessante che mi ha fatto un po' perprimere di questa macchina? È che salva i DNG, quindi i suoi RAW, a 60, 36 o 18 megapixel. E questo è abbastanza normale, anche le nostre Nikon fanno il RAW LMS, soprattutto su 850, Z7II, che ho io, fanno questa cosa. E tutti i vari siti che parlano di Leica e tutti i vari forum che parlano di Leica dicevano: ah, fa il binning dei pixel e quindi poi puoi avere meno megapixel perché fa il binning 2x2 e scendi a 18 megapixel migliorando la gamma dinamica, eccetera. In realtà il sensore di Leica, essendo un CMOS, non può fare il binning in hardware. Lo fa in software, per cui questa cosa che dicono che fa il binning dei pixel non è vera. C'è una diciamo ricampionatura e con un software, diciamo un algoritmo che immagino sia molto sofisticato, che immagino funzioni molto bene, che dia tanti vantaggi, però di sicuro non è un binning hardware, quindi non è un vero binning. E questa cosa ci tenevo a dirla perché che palle quando dicono le cose che sono sbagliate. Una cosa che è stata criticata di questa macchina è che il JPEG non lo può salvare in Adobe Profoto come profilo colore, ma può salvare solo in sRGB. È stato criticato, secondo me è un'ottima scelta da parte di Leica, perché tanto è inutile far uscire un JPEG in Adobe se tanto poi tutti i dispositivi su cui si utilizza normalmente il JPEG leggono fondamentalmente solo l'sRGB, poi ce n'è qualcuno che legge anche gli altri, ovviamente Photoshop li legge tutti, però i dispositivi che normalmente utilizziamo, tipo i cellulari, portatili qualsiasi, banali, computer normali, televisioni, lavorano in sRGB, per cui è davvero inutile l'Adobe, anzi, persino deleterio. Ovviamente se uno vuole la qualità e compra una Leica M11, scatta in DNG, perché mi immagino che i file siano bellini, perché comunque Leica, insomma, le cose le sa fare e le sa fare bene, per cui. Niente, non volevo assolutamente criticare la M11, mi sembra un'ottima macchina, da tutti i sample che ho visto direi che è una gran macchina, però questa cosa del binning ci tenevo a dirla, che vadano un po' al diavolo. E un'altra cosa che non mi piace tantissimo ovviamente è la memoria tampone, che non è tanta, però su una telemetro o telemetro, come preferite che venga pronunciato non lo so, secondo me basta e avanzano, per cui vabbè. Tutto qui. Se avete domande fatele qui sotto, visto che mi avete detto appunto che il volume non è molto alto del microfono, ma purtroppo non ci posso fare assolutamente niente, è al massimo. Se volete farmi delle domande fatele, altrimenti io stacco, volevo giusto fare questa diretta per parlarvi di questi nuovi prodotti. Fatemi sapere, aspetto ancora qualche secondo, intanto faccio tu, e comunque secondo me sto 400 nuovo. Deve essere un bel mostriciattolo perché è tanta tanta roba, veramente un bel mostro. Mi piacerebbe provarlo, poco ma sicuro, per vedere anche solo come va l'autofocus.
e poi anche solo per giocare con un 400 mm 2.8. Questi obiettivi per me, per il mio lavoro, sono inutili, per il lavoro di altri sicuramente sono utili, però sono troppo fighi, li voglio troppo provare tutti. Ciao, soccorritore videoamatore, hai detto che sei appena arrivato, però puoi tornare indietro e rivedere dall'inizio. Però se hai delle domande adesso e vuoi farle, falle pure, nessun problema, sto connesso ancora qualche minuto. Si è anche sempre fedeli, mi ha detto che se avessi saputo prima, però potete tornare sempre indietro e rivederla, poi la lascio online, questa diretta molto improvvisata, Però non lo so, mi andava di fare un video, anche perché se non l'avessi fatto adesso non l'avrei più fatto domani, un'altra settimana. Domani voglio finire il video per sabato, che sarà quello sulla vera recensione del 40 F2 per Z. Obiettivo interessante che poi insomma vedrete bene la recensione. Ho già fatto l'unboxing, lo spacchettamento per dire in italiano, che preferisco peraltro, però volevo farvi proprio una vera recensione e nella recensione confronto il 40 F2 con il 35 AFS e il 35 F2 AIS, e quindi potete anche vedere quel confronto lì. Allora, di Nicola Di Maio. Allora, con RC non è finita la collaborazione. Gli ho chiesto durante le vacanze di Natale, perché avevo tempo, di mandarmi qualcosa. Mi hanno detto no, durante le feste non lo facciamo, perché sicuramente erano oberati di lavoro e poi magari fine anno fanno il loro inventario, quindi giustamente fanno il loro. Adesso non ho tempo io, per cui non avendo tempo io, infatti se avete visto non sto facendo video perché sono un po' preso, c'è anche la fine quadrimestre, sapete che insegno anche nelle scuole superiori, c'è fine quadrimestre, ci sono cose da fare, insomma ci si trova un po' incasinati, per cui la collaborazione con RCE non è finita, però al momento non gli ho chiesto niente. Gli ho chiesto in realtà, perché l'avrei fatto lo stesso, anche se non ho tempo, l'avrei fatta lo stesso quella recensione lì, la Nikon S3. Ne hanno una in vendita a 2000 euro, ma mi hanno detto che quel tipo di prodotti lì sono gli unici che non danno in prestito, perché sono macchine un po' particolari, da collezione, e non vogliono darle in prova. Peccato, l'avrei tenuta sicuramente strabene, ci tenevo a provare quella macchina lì, però purtroppo non si può. Peraltro ci ho anche pensato un po' se comprarle, però comunque 2000 euro per una macchina che poi userei poco, insomma. Non lo so. Gabriele, tu dici che non capisci perché presentare 400-800 invece dei più tradizionali 300 e 600. In effetti, sì, hai ragione. Beh, il 400 è abbastanza un classico, perché 400-28 per lo sport è abbastanza un classico. Però è anche vero che il 300-28 è il classico per eccellenza. Non lo so, forse potremmo aspettarci un 300 2.8 con qualcosa di molto particolare, anche quello forse col teleconverter, con non so, luminosità ancora maggiore. Non lo so, perché sul 300 boh, potremmo vedere qualcosa di particolare. Se non l'hanno messo fuori subito, se non l'hanno presentato subito, magari è per fare qualcosa di strano. Non so, speriamo, io spero sempre innovazioni in cose diverse. Sì, l'800 è un'altra focale bizzarra in effetti, mettere fuori subito l'800 mm, però forse aveva bisogno di aggiornamento, forse il 600 per F era uscito prima dell'800, quindi magari, cioè dopo l'800, per cui magari hanno voluto aggiornare prima quello. Penso politiche del genere, sì, sicuramente l'800 è una focale un po' strana. Anche il 600 che tu mi citi, secondo me è una focale non così comune, perché io ho visto che più gente acquista, scusate, stavo soffocando, più gente acquista il 500 rispetto al 600, perché la differenza di focale non è grandissima, ma la differenza di prezzo e soprattutto di peso è tutta a favore del 500. Però anche lì il 500 è ancora utile con un 400 2.8 col teleconverter integrato. Forse no, perché comunque arrivi a 560 mm f4 e mi immagino che anche col moltiplicatore la qualità sia eccezionale, perché comunque non è un moltiplicatore generico, è il moltiplicatore di questo obiettivo. Per cui non lo so, forse
queste novità, questi teleconverter integrati, vanno un po' a cambiare le classiche focali che si vanno a utilizzare. Poi stiamo a vedere, cioè, non so, metti che magari il 300 non lo fanno e mi fanno un 200 F2 con teleconverter 1.4, sarebbe interessante anche quello, no? Peraltro il 200 F2 è fuori produzione da una vita. Uscirà un nuovo 200 F2? E tra l'altro il 200 F2 è uno di quegli obiettivi che non mi serve, ma lo voglio, cioè lo voglio e basta. Non mi serve a niente, ma è una figata qualcosa, è troppo bello. 300 F2 sempre 14.000 euro, ma spero di no. Se uscisse un 300 F2, ah no, aspetta, no, scusa, stavo pensando 200 F2, no, 300 F2 14.000 euro, beh, è probabile. Se fosse F2 davvero, sì, 14.000 euro tutti. Però fosse un 200 F2, non so, sui 7.000, 8.000, quindi più del normale, con teleconverter integrato 1.4, non sarebbe interessante per molti, quelli che cercano il 300 2.8, ma lì avrebbero anche il 200 F2? Io ci rifletterei, sarebbe una cosa abbastanza interessante. Poi vabbè, sono tutti discorsi campati in aria, perché io vi dico, questi obiettivi non li uso, non mi servono. Io ho il 300 F4 PF, obiettivo bellissimo, che ho comprato anche quello perché mi piacciono questo tipo di obiettivi, ma fondamentalmente non mi serve a niente nel mio lavoro, ma zero proprio. È divertente da usare perché è leggero, perché puoi fare tante cose. Poi sì, l'ho usato anche nel mio lavoro, è vero, per il calcio, per quelle cose lì, però dire che mi serve, no. Dire che lo uso, oh sì, sicuramente, però servirmi davvero, no. E niente, vabbè, se non avete domande io vi lascio, ho parlato fin troppo anche nella parte finale dicendo cose inutili, ma vabbè, lo sapete che sono così, che dico cose inutili. Domanda fuori tema sta per arrivare, di Nicola Di Maio. Falla, falla, nessun problema. Devo aspettare un attimo perché in realtà voi ricevete l'audio un po' dopo quando ho parlato io, quindi non so adesso Nicola quando mi scriverà. Papparà, aspettiamo, tatatata, faccio dei versi mentre aspettiamo che passi il tempo. Ok, beh, sono un po' stanco in questi giorni, per cui sono così. Ah, allora. Ah, ok, dice soccorritore video amatore. Da amatore, teleobiettivi manuali, ne vale la pena? Scusate. Allora, soccorritore. Teleobiettivi manuali sono belli, perché ce ne sono tanti che sono di altissima qualità, possono dare grandi soddisfazioni perché comunque, non lo so, hanno un loro fascino particolare, però che siano pratici per fare fotografie, no. Cioè, è ovvio che le foto le fai, insomma, ci vuole molta più pratica, ci vuole più pazienza, bisogna a volte accettare dei fuorifuochi un pelino, se stai inseguendo qualcosa che si muove è facile sbagliare. Però sicuramente danno soddisfazioni, per cui se lo paghi poco, se ti piace smanettare con gli obiettivi più che ottenere grandi fotografie, potrebbe essere un buon acquisto, perché magari dici vado rilassato a fare le foto, che ne so, ai cervi, che non è che si muovono tantissimo, anche se comunque si muovono, e dici vabbè, prendo quello manuale, mi diverto perché non devo portare a casa la foto per forza, ma se la porto a casa sono contento, se non la porto a casa, amen, mi sono divertito una giornata fuori all'aperto, allora in quel caso lì ti dico sì, compralo. Ma se mi dici devo andare alle Svalbard a fotografare i puffin, mi compro un obiettivo manuale tele? No, secondo me no. Cioè, se vuoi portare a casa le foto, no, piuttosto noleggi un obiettivo autofocus. Però se vuoi divertirti per la passione, per il divertimento, secondo me sì, perché no? Io ho un 500 F8 catadiottrico della Tamron, sì, Tamron, manuale, è carino, ogni tanto mi diverto usarlo. Allora, un'altra domanda, ma danno tutte le domande adesso. Allora, Nicola Di Maio, se faranno ottiche che bene o male, a parte il bocchettone più grande, non capisco, se faranno ottiche che bene o male. Non lo so, non ho capito la domanda. Costi di sviluppo? Non ho capito, Nicola, la domanda che mi hai fatto. Non. Cioè, sì, cambia il bocchettone, però cambia anche la tecnologia. E
e la lente posteriore è più vicina e hanno più spazio per far stare i teleconverter, perché i teleconverter vanno tendenzialmente vicino al corpo macchina, non avendo lo spazio occupato dal niente, dello specchio fondamentalmente, si può mettere il teleconverter più vicino a tutto il vantaggio della qualità e anche della facilità di costruzione. Poi, altra domanda, io sto guardando al cellulare, ci vedo poco su questo cellulare che sono scritte piccole, intanto vi faccio vedere la M11. Allora, il 200F2 rientra un po' nella categoria di ritrattisti spinti. Sì, hai ragione assolutamente, Gabriele. Il 200F2 è per ritrattisti che cercano quella cosa particolare, per matrimonialisti, io se lo avessi lo utilizzerei sicuramente in chiesa, per fare ritratti degli sposi all'altare, perché comunque 200 mm è una buona focale giusta, per molte chiese ci sta bene, ma anche poi per le foto, che ne so, fuori, nei campi, quelle cose lì, ormai 200 f2 è uno spettacolo, e sì, è molto diverso come caratteristica rispetto a un 300, che è il classico della caccia fotografica, però non si sa mai che possa stravolgere, no? Le abitudini. Una novità. Poi è vero che noi fotografi e fotoamatori siamo abbastanza tradizionalisti su tutto, però a volte riusciamo a essere convinti di spostarsi. Allora, Gabriele. Gabriele dice che un 300 F2 con ticino integrato non costerebbe sotto i 18.000 euro. Beh sì, un 300 F2 avrebbe un costo davvero molto elevato, cioè non tanto perché è 300 F2, ma perché se vuoi un 300 F2 che è F2 rende veramente come si deve, i prezzi ovviamente sono alti. Vi faccio vedere che in realtà esiste, questo qui è la Bibbia, photosynthesis.co.nz, è la Bibbia del Nikonista. Sono esistiti, allora 300. È esistito il 300 F2.0 AIS e anche F, che è questo bestione qua che è stato presentato, mi pare, negli anni 70, se non vorrei dire, però è un bestione F2 che è una roba veramente pazzesca, manual focus ovviamente, con un peso considerevole di 7,1 kg in una versione, 7,2 kg nell'altra, insomma, pesantuccio, però un gran bel obiettivo. L'avevo visto in vendita qualche anno fa a tipo 30.000 euro, una roba del genere. Sì, Gabriele sta intasando la chat, ma non importa, ma intasa la chat, che me ne frega. Nicola Di Maio dice che stai parlando di ottiche tipo 2470. Cioè, se sei riferito ancora al discorso di quale vantaggio abbiamo sulle mirrorless col 2470, beh, sicuramente con i grandangoli le mirrorless danno dei vantaggi enormi. Cioè, se sui teleobiettivi il vantaggio c'è, non c'è, c'è il fatto appunto che si può mettere un teleconverter più vicino al sensore, che è meglio, riduce un po' di complicazioni e migliora un po' la qualità. Però ovviamente si può mettere anche da altre parti, però insomma, se si può mettere più vicino è più facile. Sui grandangoli, il fatto di non avere un grosso tiraggio ma averlo molto breve permette di migliorare tantissimo la qualità e di avere molta molta più libertà di costruzione e portare gli schemi ottici ad essere un po' più simmetrici, quindi anche più semplici, tra virgolette più semplici, rispetto ai classici obiettivi grandangolari, che sono molto complicati e molto pesanti proprio per il fatto che non sono simmetrici come costruzione ottica. Non è simmetrico comunque un grandangolo, però lo è di più su una baionetta breve. Infatti il nuovo 1424 2.8 è molto più piccolo rispetto al 1424 per F, perché il tiraggio minore permette, oltre di migliorare le prestazioni, che sui grandangoli si può migliorare davvero tanto, ma anche di ridurre i pesi e gli ingombri. Purtroppo i costi non si riducono affatto perché ce li fanno pagare. Secondo me una cosa un po' sbagliata che hanno fatto è non fare un 1424 F4 professionale,
che secondo me sarebbe molto interessante, magari con anche il filtro integrato, dove possiamo mettere un filtro polarizzatore interno, che secondo me sarebbe una grandissima cosa su un grandangolo, perché secondo me alla fine su un grandangolo non ci serve il 2.8, ci serve l'F4, a meno che non fai fotografie alle stelle, però in quel caso di 2.8 forse è già un po' troppo buio, quindi non lo so, però vabbè, questa è un'idea mia. Infatti io sono molto interessato al 1430 F4, però onestamente non ho soldi in questo momento per comprare queste cose, e poi effettivamente ho il 1424 per F che va benissimo, non vedo perché dovrei cambiarlo al momento. E niente, ah sì, senso correttore, videoamatore, sei preoccupato per il fatto che il 300 F2 degli anni che furono pesava 7 kg, non hai visto quanto pesa il 1200-1700 mm f5.6-8, che è uno degli unici due AIP, quindi obiettivi manual focus che romperò i contatti CPU. Questo obiettivo qui pesava 16 kg. Sono noti pochissimi di questi obiettivi qui realmente costruiti perché si facevano su ordinazioni. Questo obiettivo qui, quando viene utilizzato, attira i media e fanno degli articoli sul fatto che qualcuno sta usando questo obiettivo qui, ed è successo quando è stato eletto Papa Bergoglio, che hanno fatto degli articoli sul 1200-1700 mm di Reuters, non so mai come si pronuncia quella agenzia. È un obiettivo pazzesco, pensa che doveva avere l'autofocus, ma non l'hanno messo perché all'epoca non c'era nessun motore autofocus a disposizione che potesse muovere il gruppo ottico di questo obiettivo in maniera adeguata, perché è davvero pesantissimo, e quindi è manual focus. Questo è un bestione, veramente è uno di quegli obiettivi che, se avessi tantissimi soldi, perché questo coso qui costa tantissimi soldi, ma davvero tanti, perché costava 70.000 dollari nel 98, che equivalgono a circa 160-170.000 dollari euro di oggi, quindi un mare di soldi. È stato prodotto in pochissimi esemplari, non ne aveva neanche uno Nikon fino a pochi anni fa, poi l'hanno comprato per il loro museo in Giappone. È un obiettivo che secondo me costa diverse centinaia di migliaia di euro, se si riesce a trovare, e chi ce l'ha secondo me difficilmente lo vende. Io, se avessi un mare di soldi, questo lo comprerei, lo metterei sopra a un mobile in sala e gli attaccherei una Nikon One, giusto per far vedere la differenza di dimensioni tra una J1 e questo coso gigantesco. E poi sì, forse ci farei anche delle foto, però bah, quanto è figo sto coso, è gigantesco, ah che bello, veramente fighissimo. Comunque, tant'è, basta, vabbè, ho perso troppo tempo, sto parlando di cose inutili. E niente, magari un'altra sera faccio un'altra diretta, parliamo di cose varie. Massimo, lasciatemi nei commenti qualche spunto, qualche cosa di cui vorreste parlare. Mi piacerebbe poter fare una diretta, ma non so assolutamente come fare. Se sapete come fare, ditemelo, in cui voi potete parlare, cioè che non parlo solo io, che parlate anche voi, che facciamo una discussione, no? Che facciamo una serata come fossimo in un forum e si parla. Se vi viene un'idea di come fare tecnicamente questa cosa, boh, per me si può fare, perché alla fine passiamo una serata così. Sappiate che per me, ok, questi video sono monetizzati su YouTube, ma fa ridere la monetizzazione del mio canale, per cui non si guadagna niente, anzi ci perdo, per cui lo faccio così, per passione, per divertimento. E quindi se poi facciamo una serata in cui faccio parlare anche voi e il video va malissimo e non si guadagna niente, a me non frega niente, perché tanto questo video qui che ho fatto adesso cosa guadagnerà? 6 centesimi? Chi se ne frega di 6 centesimi, è solo giusto per fare qualcosa. E quindi non so, se vi viene in mente un modo di fare una diretta in cui potete interagire audio video, non lo so, qualsiasi cosa, fatemelo sapere, secondo me sarebbe una cosa carina. E basta, cos'altro volevo dirvi? Niente, beh, vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale, non costa niente, lo fa crescere un po' come visualizzazioni. E soprattutto, se il canale cresce, riesco a convincere più persone in vari negozi di darmi cose da provare e farvele vedere, no?
tutto lì, quindi solo ste stupidate qui, perché davvero di guadagno non se ne parla, tipo ho fatto forse 480 euro da quando abbiamo aperto il canale 2 anni fa, cioè tipo non hanno neanche coperto le spese base, perché insomma il microfono che ho comprato non è qui, perché ce l'ho in ufficio, però non hanno coperto niente, per cui insomma davvero è un divertimento una cosa così. E quindi sì, possiamo fare delle dirette dove facciamo delle cose inutili giusto per farle, perché ci va di farle e fregandocene di tutto il resto. Sì, ci sono un fracco di progetti abbandonati. In effetti anni fa mi ero... Oddio, cosa è successo? Si è disconnesso lo streaming? Vabbè, non so, forse si è disconnesso, vabbè, io parlo lo stesso. Comunque, quando Canon ha presentato il suo 815, quello che è, forse è sempre 815, allora Nikon ha detto, vabbè, mettiamo fuori anche il nostro. Ma loro il brevetto l'avevano fatto una vita prima. Nikon a volte brevetta cose, prepara cose e poi non le vende. Comunque una cosa secondo me fighissima, giusto per qui concludo, è questo. Cioè, questo qui è una roba pazzesca. Il 6... non c'è una foto migliore? 6 mm f2, un mostro da 5,2 kg, una roba del genere, una roba mostruosa che ha 220 gradi di angolo di campo, su un campo circolare, perché è un fisheye circolare, e questo arnese, quindi, quando voi lo utilizzate perfettamente in piano davanti a voi, vi fotografa i piedi e fotografa letteralmente cose che sono dietro la lente frontale. È una cosa pazzesca. Questo coso qui a me piacerebbe un casino provarlo, ovviamente di comprarlo non se ne parla neanche lontanamente perché costa tantissimo, anni fa era sui 35.000 euro, 36, una roba del genere, adesso l'ho visto in vendita 100.000, però ho anche visto che quello in vendita 100.000 è lì da anni e nessuno l'ha comprato, per cui non è il suo vero valore di mercato, altrimenti qualcuno l'avrebbe comprato, no? Quindi secondo me vale meno, però comunque sui 30, 40, 50.000 euro li vale tutti. Ed è un obiettivo davvero molto particolare, così mi piacerebbe provarlo, poi sinceramente non lo userei mai perché cosa ci fai? Però è figo, veramente figo come cosa particolare. E niente, dai ragazzi, vi lascio davvero, chiudo la diretta, comunque potete commentare qui sotto, datemi spunti per nuove dirette, nuovi video, quello che volete, iscrivetevi al canale, iscrivetevi a Telegram in modo che magari mi date anche qualche consiglio lì e parliamo un po'. E niente, buona serata a tutti e magari buona cena, visto che magari adesso si va a cenare.